Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego di che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 63, 64, 23, 25 aprile del 1900. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, vedevo il mio dolce Gesù che soffriva molto, ed io l'ho pregato che mi facesse parte delle sue pene, e lui mi ha detto: anche tu soffri, piuttosto io mi metto nel tuo posto e tu fammi l'ufficio di infermiera. Così pareva che Gesù si mettesse nel mio letto, ed io in piedi accanto a lui, incominciavo a rialzargli la testa, e ad una gli toglievo le spine che stavano conficcate nel suo benedetto capo. Poi sono andato al suo corpo ed ho visitato tutte le sue piaghe, le asciugavo il sangue e le baciavo. Ma non avevo come ungerle per mitigare lo spasimo, quando ho visto che dal mio petto usciva un olio, ed io lo prendevo e ungevo le piaghe di Gesù. Ma facevo ciò con un certo timore perché non capivo che cosa significasse quell'olio che usciva da me. Ma Gesù benedetto mi ha fatto capire che la rassegnazione al divino volere è olio che mentre unge e mitiga le nostre pene, nel medesimo tempo è olio che unge e mitiga lo spasimo delle piaghe di Gesù. Onde, dopo essere stata per un buon pezzo di tempo a fare questo ufficio, il mio caro Gesù mi è scomparso ed io sono ritornata in me stessa. Trovandomi fuori di me stessa, non trovando il mio dolce Gesù, ho dovuto girare molto per andare in cerca di lui. Alla fine l'ho trovato in braccio alla regina mamma, che però neppure mi guardava. Chi può dire la pena del mio povero cuore nel vedere che Gesù non si curava di me? Dopo ho guardato nel suo petto e tenevo una piccola perla,
tanto risplendente che investiva l'umanità santissima di Nostro Signore di luce. Onde, volendo sapere il significato, domandarono a Gesù che cosa fosse quella perla, che mentre pare così piccola spande tanta luce. E Gesù: la purità del tuo patire, che, ancorché piccolo, ecco, eppure soffri, perché soffri per solo amore mio, ed ancora saresti pronto a soffrire altro se io te lo concedessi, ecco la causa di tanta luce. Figlia mia, la purità nell'operare è tanto grande che chi opera per il solo fine di piacermi non fa altro che mandare luce in tutto il suo operare. Chi non opera rettamente anche il bene non fa altro che spandere tenebre. Quindi ho visto nel petto di Nostro Signore che teneva uno specchio tersissimo e pareva che chi camminava rettamente restava tutto assorbito in quello specchio, chi no restava fuori senza che potessero ricevere nessuna impronta dell'immagine del benedetto Gesù. Ah, Signore, tenetemi tutta assorbita in questo specchio divino, a ciò nessun'altra ombra di intenzione io abbia nel mio operare. Bellissime e profondissime questi due capitoletti, anche se molto molto brevi, ma straordinariamente istruttivi. I temi sono fondamentalmente due, appunto quello della rassegnazione al divin volere. Vedremo ancora cosa significa bene questo termine, no? Che spesso noi lo usiamo con una valenza un pochino non troppo positiva, un pochino negativa, quindi come una cosa, insomma, che si fa perché che vuoi fare? Non c'è nient'altro da fare, tocca rassegnarsi, no? Come quando si è dinanzi ad un evento ineluttabile e che non c'è niente d'altro da fare che farsene una ragione. Questa è un'accezione di rassegnazione che non è esattamente, anzi, non è affatto ciò che intende Gesù, lo vedremo tra poco. Mentre la seconda parte è veramente uno spettacolo che di nuovo è un insegnamento sull'intenzione dell'agire. Perché un'opera piccolissima, fatta per puro amore di Dio e per solo amore suo, non soltanto per puro, ma per solo amore suo, vale molto di più di chissà quale grande opera, non compiuta al solo fine di piacere a Gesù. Vediamo insieme. Allora, l'insegnamento del primo capitoletto è questo. Abbiamo visto che Gesù appare, diciamo così, a Luisa molto sofferente. Luisa chiede di partecipargli le sue pene, ma Gesù dice: no, voglio che tu mi faccia da infermiera. E comincia a togliere le spine, a baciare tutte quante le piaghe, asciugare il sangue delle piaghe. Questo è molto significativo, questa immagine, no? Quindi questo chiaramente per noi mortali è un mistero, no? È uno dei tanti misteri di Dio. Perché noi abbiamo certamente la certezza che Gesù è risorto dalla morte, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. Eppure, cioè, nel corso della storia della santità di tutte quante le sante anime mistiche, quasi tutte canonizzate, insomma, dalla Santa Chiesa, si trovano tantissime immagini di questo genere, no? Quindi, se la nostra ragione umana comincia a indagare, dice: ma come? Gesù sta seduto alla destra del Padre e sta soffrendo le pene della passione, gli toglie le spine dalla fronte, gli fascia le ferite. Noi dobbiamo sempre ricordare che la nostra santa fede, se fosse tutto chiaro, limpido, evidente, senza nessun alone, come dire, di mistero, ecco, non sarebbe più fede, sarebbe visione, no? La Santa Chiesa stessa ci insegna che tutto ciò che è oggetto di fede si chiama mistero. Mistero non vuol dire una cosa completamente
ignota, quindi il buio, la fuliggine, l'indeterminato, quindi l'assolutamente inconoscibile, anche se nel corso della storia della Chiesa, specialmente in Oriente, ci sono state delle correnti teologiche, se non voglio fare una catechesi, insomma, la cosiddetta teologia negativa, che diceva che Dio è talmente misterioso che non si può dire assolutamente nulla di lui, semplicemente accostarsi al suo mistero, rimanendo quasi fondamentalmente al buio. Questa è certamente una posizione estrema. In Occidente ha prevalso la cosiddetta teologia positiva, quindi nel senso no, noi Dio lo possiamo conoscere più di qualcosa dei suoi misteri, ma non perfettamente, esaustivamente, senza che rimanga più nessuna zona d'ombra, insomma, no? Quindi, perché altrimenti non ci sarebbe il sacrificio dell'intelletto e della volontà che ha richiesto dall'atto di fede. E lo rende meritorio, perché la fede, pur essendo una virtù teologale, quindi proveniente dal cielo, richiede l'esercizio libero e consapevole da parte della creatura. Ecco perché dobbiamo sempre fondarci e radicarci sulla fede divina e cattolica, quindi non essere creduloni, insomma, no? Ma avere sempre come fondamento ciò che è certo che dobbiamo credere, insomma, no? Questi fenomeni sono largamente attendibili perché sono largamente attestati nel corso della spiritualità cattolica, no? Quindi, ripeto, di donne, di Luisa ci ha aperto il processo di beatificazione, ma altre sono state già ampiamente canonizzate, si trovano queste stesse identiche immagini in tantissime, insomma, anime, no? Chi conosce un pochino la geografia cristiano-cattolica, insomma, le sa queste cose. Ecco, la cosa fondamentale però è quindi in qualche modo Gesù cerca consolazione alle sue ferite e poi cerca anche un balsamo e fa miracolosamente uscire, questa è certamente un'altra immagine simbolica, quest'olio dal petto che unge le piaghe di Gesù e gli spiega che cosa sia. Allora, è la rassegnazione al divino volere, spiega Gesù, che innanzitutto unge e mitiga le nostre pene, cioè ci consente di avere un sollievo noi stessi nel nostro dolore e al tempo stesso però unge e mitiga lo spasimo delle piaghe di Gesù. Allora, la rassegnazione è un termine che significa semplicemente comprendere che se tu soffri un qualunque genere di croce, qualunque essa sia, fosse anche purtroppo quelle croci che a volte noi ce l'andiamo a cercare, insomma, per qualche nostra sciocchezza, insomma, o sbaglio, a volte anche peccato, no? Per esempio, pensiamo all'espiazione che è dovuta a volte semplicemente come conseguenza, no? Di certi peccati. Ci causa sofferenza. Guardiamo, per esempio, l'immagine del buon ladrone, dato che oggi, insomma, è venerdì, no? Il buon ladrone se lo meditava di stare dove stava, no? Ma a differenza del cattivo ladrone che si è ribellato, ha detto: Signore, benissimo, a me mi sta bene, io l'accetto questa cosa. Tu non dovresti starci, abbi pietà di me. Ecco, quello è un ottimo esempio di santa rassegnazione, perché anche in quella circostanza abbiamo visto che il cattivo ladrone si è ribellato, cominciava a dire: Ah, se tu sei il figlio di Dio, scendi e facci scendere anche a noi. Ecco, quindi. Allora, se noi abbiamo questo, perché purtroppo dobbiamo metterci in testa, come diciamo nella Salve Regina, che il pianeta Terra è anche, non solo, ma certamente anche una valle di lacrime, nel senso che è impossibile andare esenti da sofferenze e da tribolazioni. Allora, se illuminati dalla fede, noi siamo persuasi che quando ci visita sorella sofferenza, in qualunque forma e modo ci visiti, è una visita di nostro Signore che ci chiede di bere un sorso della sua passione, quindi condividendo la sua croce, e quindi rinunciare, perché a volte le sofferenze ci vengono dalla cattiveria delle creature, a volte ci vengono da tante situazioni. Allora la natura dice: No, ma questo è come adesso gliela faccio pagare a destra e a sinistra, adesso mi devo qua. Questi sono tutti altri ragionamenti umani, perché quando anche fosse così, quando anche le creature si incattivissero ingiustamente contro di noi,
Noi dobbiamo vedere dietro questo fatto la divina volontà, che certamente non approva la cattiveria gratuita degli uomini, anzi, di quegli atti di cattiveria dovranno rispondere a Dio. Ma qui questo lo insegnava già Sant'Alfonso, questa non è una dottrina, come dire, esclusiva di Luisa. Quello sta commettendo un peccato, Dio gliene chiederà conto, ma tu devi essere fermamente persuaso che la divina volontà vuole che tu in quel momento ne soffri le conseguenze. Allora, questo anzitutto, dice Gesù, procura una grande sollievo a te, perché comunque la sofferenza rimane, così come tiene una brutta malattia, la sofferenza tu te la tieni, però si soffre di più quando si è ribellati o disperati rispetto a quando si è rassegnati, perché almeno, come dire, il conforto che deriva dal fatto che, va bene, Gesù mi sta chiedendo questa cosa per i suoi fini, io gli dico di sì, quindi riconoscendolo e quindi rassegnandomi in questo senso, dà un valore, dà un significato, dà una motivazione per soffrire, anche una consolazione, no? Ecco, se Dio mi ha messo in questa situazione, mi ci lascerà fino a quando lo ritiene opportuno, ma come mi ci ha messo, così mi ci può togliere e vedremo come andrà a finire, no? Ecco, però la cosa più importante è che questo unge e mitiga lo spasimo delle piaghe di Gesù. E qui il discorso è chiaramente da applicare a Luisa e alle anime che hanno una certa missione, in particolare per antonomasia, diciamo così, ma questo vale per tutti. Cioè, se io penso che accogliendo con amore, accettando con amore una piccola croce, posso realmente consolare il cuore di Gesù, e questo, per esempio, è una delle cose che emerge chiarissimamente, per esempio, dalle apparizioni di Fatima, no? Tutto quello che la Madonna chiese a questi cari pastorelli che facevano dei piccoli sacrifici eroici, anche volontari, e dicevano sempre: io consolo il cuore di Gesù e tu consoli il cuore addolorato e immacolato di Maria, si dicevano tra l'altro, no? Quindi questo aspetto, che non è un aspetto, come dire, devozionalistico, piccino o puerile, no? Dice: mo vuoi consolare il cuore di Gesù e il cuore di Maria? E certo, sì, anche questo è un tema ricorrente, le apparizioni del Sacro Cuore, cioè i primi 9 venerdì del mese, che sono gesti di riparazione, di consolazione del cuore di Gesù, così come i primi 5 sabati del mese. Quindi c'è questo punto da ritenere. Quindi accettare con amore le sofferenze che il Signore ci invia e offrirgliele senza ribellarsi, le rende più lievi per noi, come se fosse un olio versato sulle piaghe, e al tempo stesso però lenisce anche le piaghe di Gesù, che sono tuttora aperte, evidentemente. Ciò che aprì le piaghe di Gesù nella circostanza storica della passione, che furono i peccati degli uomini, misticamente, misteriosamente, in una maniera, ripeto, a noi non troppo comprensibile, almeno non a me in questa nostra condizione di limitatezza terrena, però in qualche modo continua ad aprirgliele. E durante la passione reale sappiamo che Gesù molte volte ebbe da lamentarsi che non ci fu nessuno, quasi nessuno, che lo consolò, no? Per esempio la stazione della Via Crucis, del gesto della Veronica, è molto significativa, no? Speriamo che oggi, venerdì di Quaresima, sarebbe bene fare la Via Crucis. L'unica che noi abbiamo, insomma, non è proprio l'unica, ci furono anche le pie donne che andarono incontro a Gesù. C'era la Madonna sotto la croce con San Giovanni Evangelista, con Maria Maddalena, forse con qualche altro sparutissimo gruppuscolo di discepoli fedeli. Non so, forse c'erano, forse non c'erano. Di questi siamo certi, insomma, delle Tre Marie, di San Giovanni e della Veronica. Ecco, siamo sicuri, insomma, insieme a questo delle pie donne che è anche narrato dal Vangelo, no? E ecco, Gesù cerca consolatori, è biblico, nell'Antico Testamento, sulle profezie della passione del servo di Yahweh, si legge: cercavo consolatori ma non ne ho trovati. Ecco, consolare il cuore di Gesù è una grande cosa. Ecco, se noi perché veramente credessimo, dice, bene, io sto soffrendo adesso, però attraverso queste sofferenze offerte con amore, Gesù ne trae consolazione, sto ungendo di balsamo le sue piaghe, è certo, insomma, che tutto diventerebbe più leggero.
fermo restando che comunque sulla croce si soffre, almeno con la nostra natura umana, no? Poi, altro punto, vedete come nella Divina Volontà si impara a fare di Gesù il centro reale del proprio cuore. Detto tante volte, no? Quando noi facciamo qualcosa dobbiamo sempre chiederci le due domande fondamentali: perché facciamo quella cosa veramente e per chi facciamo quella cosa. Qui tante volte ho meditato, insomma, si entra in un ambito dove dobbiamo avere un pochino di coraggio a scendere dentro noi stessi, perché la nostra natura umana è fatta così, guardate. Siccome noi veniamo da Dio, ci ha fatti Lui, d'accordo? E Lui ci ha fatti bene, è in vista del bene, quindi noi non possiamo operare, pensateci bene a questo fatto, se non ci convinciamo che quello che stiamo facendo è qualcosa di buono. Anche quando si commette il peccato, perché quando uno commette il peccato deve comunque farsene o darsene una ragione, o negare che quella cosa è peccato, d'accordo, in modo tale che la coscienza attutisca i suoi rimproveri, oppure addirittura convincersi che sia una cosa buona, o se anche non fosse una cosa buona è comunque giustificata perché le circostanze sono straordinarie, tutto, capite? Cioè, c'è sempre, cioè, una persona che agisse, insomma, senza un minimo di scrupolo di coscienza, quindi senza fare questo processo mentale, no? Di giustificazione delle azioni che fa. Potrebbe certamente esistere, ma indicherebbe già un tasso di corruzione molto molto elevata, insomma, che avvicina un essere umano di questo genere più alla sfera demoniaca, insomma, che alla razza umana, no? Che comunque fino a quando sta su questa terra non è mai del tutto corrotta. Questo è sempre un insegnamento della Chiesa, no? Contro le esagerazioni che si facevano in mondo protestante, insomma, su questo. Il mondo protestante diceva che la razza umana è corrotta e basta, quindi fa soltanto disastri. Dice, la razza umana, disse la Chiesa Cattolica, è, sì, è abbastanza rovinata, d'accordo? Sta messa male, ma non fino al punto di essere diventata totalmente irreversibilmente cattiva. Ecco. E Gesù quindi spiega che il valore fondamentalissimo della nostra azione dipende dal fatto che sia compiuta per amore suo, cioè non per amore nostro. Quali sono i concorrenti dell'amore di Gesù? L'amore nostro. Faccio una cosa per la mia utilità, per il mio piacere, per il mio vantaggio, per il mio tornaconto, di qualunque genere, qui gli ambiti sono veramente, spaziano all'infinito. Oppure per compiacere qualche creatura. Guardate che le cose che si fanno per piacere agli uomini, e San Paolo scrive nelle sue lettere, mi ricordo che era San Paolo, o San Giovanni, o San Giacomo, adesso credo San Paolo, se io piacessi agli uomini, credo che sia San Paolo, non sarei più un servitore di Cristo. Frase da, ovviamente, da intendere rettamente, no? Allora, un'azione fatta, ecco perché, per esempio, Gesù dice, adesso siamo in Quaresima, no? Quando digiunate, quando pregate, quando fate l'elemosina, tutto in segreto. Non lo sappia nessuno, perché se lo sa qualcuno, hai già ricevuto la tua ricompensa. Quindi, nelle opere, diciamo così, penitenziali in senso stretto, Gesù insegna a custodire e conservare il segreto. È diverso quando, nelle circostanze, insomma, cioè, ho immaginato una persona che è sposata, che ha la famiglia, che decide di fare un digiuno, non è che può andarsene di casa, no? I familiari lo vedranno che fa quel digiuno, ma con molta umiltà e con molta semplicità gli dirà: guarda, vuoi mangiare tranquillamente, ma io sto, per amore di Gesù, voglio fare questo piccolo segno, tenetevelo per voi, non dirò a nessuno, no? Ecco. Ma è evidente che questo non sarebbe ostentazione o fare le cose per farsi belli dinanzi agli occhi dei familiari, qui ci sarebbero le esigenze della verità. Gesù però dice: se tu lo sbandieri in giro, quindi ne parli gratuitamente senza motivo e al fine di farlo notare, hai già ricevuto la tua ricompensa. Ecco, quindi c'è un'opera grossa che perde il valore perché non l'hai fatta solo per amore suo.
E questo vale in tutte le cose, anche piccole. Guardate che qui su questi sottili fili mentali e psicologici ci giochiamo larga parte della nostra santificazione. E qui c'è tutto, il nostro operato sul posto di lavoro, il nostro operato in famiglia, il nostro operato davanti agli amici, il nostro operato in parrocchia, d'accordo? Per chi sto facendo le cose? Per chi? Realmente però, profondamente. Ecco, qui resta ampio spazio, la meditazione volge già al termine, all'esame di coscienza personale, perché la meditazione provoca sempre questa cosa, no? E chi agisce per il solo fine di piacere a Gesù opera luce, spande luce in tutto il suo operare, ma chi non opera rettamente anche il bene non fa altro che spandere tenebre. Cioè un bene oggettivo, Gesù dice, fatto con non buona intenzione, non produce luce, produce tenebre. Ripensiamo, concludendo, no? All'esempio famoso di San Luigi Monforte, che la Madonna, anche se dava un punto d'ago, dava infinita gloria a Dio, più di San Lorenzo con tutte le pene del martirio. Ogni tanto è bene ricordarlo, no? Ecco, San Luigi attribuiva questo al fatto che l'unione della Divina Maria con la Divina Volontà era ferrea perché agiva solo con retta intenzione. Noi sappiamo che c'era anche altro, ecco perché lei agiva fusa con la divina volontà e nella divina volontà, quindi un valore di un minimo atto in questo mondo a proporzioni assolutamente infinite, no? Ecco, però deve essere certamente oggetto della nostra considerazione e attenzione. Tutto fare per amore di Gesù, non soltanto per essere a Lui graditi, ma perché quella cosa possa essere realmente foriera e produttrice di bene e di luce intorno a noi, e poi adeguatamente ricompensata da Gesù, sia in questo mondo, con la pace, la gioia e altre grazie che vengono ogni volta che noi facciamo buon uso di qualche grazia che il Signore ci dà, e premio e ricompensa eterna nei cieli. O Divina Maria, noi ti ringraziamo anzitutto della tua perfetta conformazione al Divino Volere. Molte sono le piaghe di Gesù che sono state lenite e fasciate dal balsamo della tua perfetta e integra rassegnazione ai Divini Voleri. E ti ringraziamo anche per la tua infinita purezza nell'operare, che è una delle tue caratteristiche principali, e che ti chiediamo di imparare alla tua scuola, soprattutto di custodire nello scrigno del segreto del nostro cuore tutto quello che operiamo e che facciamo per solo e per puro amore di Dio, perché sia, come era per te, conosciuto da Lui solo, offerto a Lui solo e gradito a Lui solo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.